Altra cosa, tra di voi ci sono meccanici, ma comunque anche gli elettrici dovrebbero essere in grado di affrontare questa domanda onorale. È ovvio che non avete la fisica per farlo. Ieri, giocando questo bastone, l'ho fatto all'altro gruppo, lo faccio anche voi, mi evitate. Cosa sta succedendo? Guardate con attenzione le mie dita. Io sostengo il bastone con le dita orizzontali, no? Si fa per dire, questo dito piegato. E comincerò a avvicinare le dita. Ok? Se lo fate, adesso il guaio è che questo bastone non è liscio, c'ha gradini qua perché sono tre pezzi infilati, no? Come un telescopio. Però più o meno funziona, casomai, siccome avrò il bastone sempre con me, lo farete questo pomeriggio durante la pausa. Guardate cosa succede, vi anticipo, non si sposteranno assieme le due dita, ma uno il bastone sarà bloccato su un dito e l'altro dito scivolerà. Finché il dito che sta scivolando non si blocca e il dito che era bloccato comincia a scivolare. C'è un'alternanza. Adesso c'è il gradino. Dai, spostati, vedi che c'è il gradino. Tac. Innaggia sto gradino che rovina un po', però... Meccanici, siete avvertiti? Anche elettrici, che non distingo agli orari. Un altro è carino, è questo qua, no? Dove se io metto la mano, beh, il guaio è che non sta fermo, che devo trovare il modo di incastrarlo bene. Come ho detto l'altro gruppo, questo cancellino qua esemplifica nel suo piccolo i mali dell'Italia. Perché questo cancellino è di una stupidità pazzesca. Si aprono e è uno spreco di soldi pubblici. Eppure qualche amministrativo di questa facoltà, di questo Ateneo ha deciso di acquistarli. Secondo me è un buttare via soldi pubblici. Magari è un parente della fabbrica. Qual è la spiegazione? Purtroppo questo non sta fermo, dubito che rimarrà fermo. Questo gioco di equilibrio, no? L'avete fatto tutti, no? Da piccoli. Tutto sommato è abbastanza facile farlo quando la massa è in alto. Vabbè, io sono vecchio e poi non vedo neanche molto bene, è facile farlo. Se lo ribalto è molto più instabile. Altra domanda all'orale. Velocemente, cos'è il modulo di un vettore? Il modulo quadro di un vettore è questo. Si prende la coordinata x al quadrato più la coordinata y al quadrato, e se era un problema tridimensionale avremmo avuto la coordinata z al quadrato. Poi sto pomeriggio scenderemo un po' in dettaglio su questo. Questo che sto dicendo è vero se i versori u di x e u di y e u di z sono a 90 gradi tra di loro, e faremo questo con calma pomeriggio. Per il momento è un'anticipazione. Quindi se u di x, u di y e u di z sono perpendicolari tra di loro, allora il modulo di un vettore spostamento, chiamato anche lunghezza, è la coordinata x al quadrato più la coordinata y al quadrato più l'eventuale z. Questo esercizio che avviene nel piano non c'è la coordinata z. Il modulo quadro della velocità, che non si chiama più la lunghezza quadro, perché non è, il vettore non è una lunghezza, quindi si chiama modulo. Il modulo quadro del vettore velocità è, con la stessa ricetta, la componente x al quadrato più la componente y al quadrato più l'eventuale componente z al quadrato. Il modulo dell'accelerazione è la stessa ricetta. Si somma in quadratura le componenti. Non si sommano le componenti, si sommano i loro quadrati. Si dice somma in quadratura. Quindi calcoliamo velocemente. L'avevamo fatto sin dall'inizio ieri che il modulo quadro del vettore posizione è R, no? Il raggio di sto benedetto cerchio. Quindi il modulo di
Il modulo di R, del vettore R, del vettore posizione, è il raggio del cerchio. Qual è il modulo velocità? Beh, com'è che calcolavamo questo? X quadro, X quadro, la stessa cosa. Questo al quadrato più questo al quadrato. Cosa hanno in comune quei due componenti? Hanno omega 0 R. Quindi, se prendo questo al quadrato più questo al quadrato, avrò su entrambi omega 0 quadro per R quadro, che metto in evidenza lasciando dietro, tra una parentesi, un sen quadro più un cos quadro dello stesso angolo. Teorema fondamentale della trigonometria, cos quadro più sen quadro vale 1. E quindi vedo che il modulo quadro della velocità è omega 0 al quadrato, r al quadrato. E quindi il modulo, estraggo la radice, è omega 0 r. Qualcuno vuole mettere qua 50 euro senza fare il conto di quale sarà il modulo dell'accelerazione? Guardate là, a vista! Sarà omega 0 quadro per R. Perché quando fate questo al quadrato avrete omega 0 alla quarta R al quadrato, ma ce l'avrete anche qua, mettete in evidenza quindi omega 0 alla quarta per R al quadrato, lasciando dietro in una parentesi cos quadro più sen quadro, che vale 1. Quindi il modulo quadro dell'accelerazione è omega 0 alla quarta per R al quadrato. Quindi il modulo è stato la radice di omega 0 al quadrato R quadrato, R basta. Semplice. Omega 0 cos'era? Dov'è il disegno? Eccolo qua. Girate la formula, omega 0 cos'è? È 2 pi greco fatto in periodo. Queste formule, questa è quella secondo me che va tatuata sul vostro corpo, perché riassume il disegno. Forse il disegno è meglio da tatuare, anche perché può essere reso bello, no? Il disegno forse è quello che va memorizzato, interiorizzato. Poi dal disegno scrivete la formula e poi la ricavate, se vi interessa T avendo omega 0, eccola qua. Se avete T e volete omega 0, eccola qua. Possiamo usare la formula qua, quindi questo diventa cosa? 2 pi greco r fratto t. Quindi il modulo della velocità cos'è? Intanto vedete una cosa, che nessuno di questi dipende dal tempo. I moduli sono costanti nel tempo. E quello del modulo del vettore posizione era ovvio, rimane sul cerchio. La distanza dall'origine non cambia mai. Ma non cambia nel tempo nemmeno il modulo della velocità e nemmeno il modulo dell'accelerazione. E guardate il modulo della velocità, è 2 pi greco r diviso il periodo. Quindi è quanta strada fa in un periodo. Cos'è il periodo? È il tempo per fare un angolo giro. Ok? Quindi 2 pi greco r è la circonferenza. Quindi è la distanza che la particella fa in un periodo, è proprio la circonferenza del cerchio. Quindi la circonferenza, la distanza percorsa diviso il tempo che impiega a fare un angolo giro è il modulo della velocità, no? Giusto? Quindi se per caso R è uguale a 2 metri e omega 0 è uguale a 3 radianti al secondo, qual è il modulo della velocità? È 6 metri al secondo! E l'accelerazione come può essere scritta? Il modulo dell'accelerazione, attenzione! Usate di nuovo questa formula qua e vedete che questo è 2 pi greco al quadrato diviso t al quadrato per r, giusto? Anzi, piuttosto di usare quello, facciamo un'altra cosa, questo è un passaggio inutile. Faccio un po' di spazio qua e voglio introdurre una nuova notazione. E siete avvertiti? Siamo amici all'orale, si fa per dire, perché c'è un voto, quando il voto è scritto sul verbale allora possiamo diventare veri amici, o veri nemici, ma finché il voto non è scritto non vi conviene essere mio nemico e non potete illudervi di essere mio amico. Allora, io userò un po' gradualmente questa notazione. Quando voglio il modulo di un vettore userò quasi sempre questa notazione, ma a un certo momento, perché sono convinto che voi mi avete capito e anche perché sono un po' pigro e stufo di usare tanto gesso, scriverò così. Il modulo della velocità a un certo momento
scriverò così, e il modulo dell'accelerazione a un certo momento lo scriverò così. Quindi, se dal contesto è chiaro che la V è un vettore, scriverlo senza la freccia sopra vuol dire che sto parlando del suo modulo. Quindi questo simbolo qua non è la velocità, è il modulo della velocità. Questo è la velocità. Questo non è l'accelerazione, è il modulo dell'accelerazione. Perché l'accelerazione è questo, con la freccia sopra. Ok? Quindi usiamo questa notazione qua, dirò che questo simbolo qui, la scriverò così. Quindi quello non è la velocità, è il modulo della velocità. Ok? Quindi usiamo quel simbolo per riscrivere questo. Quindi cosa vediamo qua? Dov'è che andrò il cancellino? Vedo qua che il modulo della velocità è uguale a omega 0 r, e quindi omega 0 può essere scritto come il modulo della velocità diviso r. Quindi lo uso qua giù e potete in due passaggi vedere che il modulo dell'accelerazione e può essere scritto come il modulo della velocità al quadrato diviso r. Ok? Queste forme presumo che le abbiate viste. Avete visto questo? Se qualcuno ha fatto il moto circolare nelle superiori, l'ha visto. Se qualcuno ha fatto il moto circolare nelle superiori, avrà visto anche questo. Però noi siamo all'università e dobbiamo stare attenti alle parole. Questa forma non sta dicendo che la velocità è la circonferenza diviso il periodo. Sta dicendo che è il modulo della velocità, che è 2π greco r diviso t. E questo dice che il modulo dell'accelerazione è il modulo della velocità diviso il raggio. Quindi, in realtà, dovrebbe essere scritto così, e questo dovrebbe essere scritto così. Ok? Quindi, all'orale, io magari nella fretta di fare gli esami, anche voi vi scriverete una cosa del genere. Però io quasi sempre blocco lo studente, ma cosa intendi? Cosa si intende? Vi do un'anticipazione, visto che è bene che siate avvertiti. Prima o poi parleremo dell'energia di movimento e saremo sportivamente, tenderemo a scrivere questo. Ma in realtà è questo. Questo è l'energia di movimento. Va bene. Cerchiamo adesso di disegnare le frecce. Userò questa convenzione qui, che in blu sarà la freccia posizione, in rosso la velocità e in giallo l'accelerazione. Nell'istante t uguale a 0, qual è il vettore posizione? La componente x vale r maiuscolo, la componente y vale 0, e la freccia blu la disegno qui. Quindi le frecce posizioni sono le più facili da disegnare. Track a un quarto di periodo, la particella è qui, il vettore posizione più semplice, dall'origine alla posizione del punto. Dopo mezzo periodo la particella si trova qui, quindi il vettore posizione è questa. Dopo tre quarti si trova qui ed è qua. E di nuovo dopo un periodo è tornato lì, il vettore posizione. Adesso in questi quattro punti disegniamo il vettore velocità col gesso rosso. Ok? Nell'istante t uguale a 0, quindi sto guardando questo istante qua, t uguale a 0, quanto vale la velocità? La componente x vale 0, la componente y vale omega 0 r, che è il modulo della velocità. Il modulo della velocità non cambia mai, quindi io deciderò di disegnare dove sono i miei righelli, eccoli qua. Questa lunghezza per me rappresenta omega 0 r, metri al secondo. 2π greco r diviso periodo, metri al secondo. Quindi questa freccia qua è quello che io decido essere il modulo della velocità. Come la devo piazzare questa freccia? Devo piazzarla sulla lavagna in modo che non abbia alcuna parte nella direzione x, deve essere tutta nella direzione y. Quindi la disegno così, la disegno qua, eccola qua.
Questo è il vettore velocità. Vedete che quel vettore velocità è puramente nella direzione y. È quello che le coordinate vi stanno dicendo. Nell'istante iniziale la componente y, x di velocità è 0 e la componente y vale omega 0 r, cioè tutta la freccia rossa è nella direzione, è nella direzione delle y positive. Nell'istante un quarto, quindi sono qua adesso, la componente x della velocità adesso è meno omega 0 r e la componente y della velocità è 0. Cosa vuol dire? Che la freccia velocità che devo disegnare qui non è nella direzione y ed è nella direzione negativa delle x. Quindi è così. Notate, come esordito con la lezione stamattina, che il vettore velocità è tangente alla curva. E perché la curva è un cerchio centrato sull'origine, c'è di più che possiamo dire, che il vettore velocità è addirittura perpendicolare al vettore blu. Ma questo è perché è un cerchio. Perché se ne è un cerchio, la figura che avevo fatto stamattina, se questa è la traiettoria e questo è il vettore, magari non so, questa posizione qua, tra, così, anzi scelgo un altro punto, questo qua. Se io vi chiedo qual è la direzione della velocità, non è affatto vero. Cosa ho usato? Blu? Questo è il vettore posizione. Non è affatto vero che il vettore velocità è perpendicolare. Il vettore velocità è tangente alla curva. Che poi la freccia rossa sia perpendicolare alla blu è solo perché la curva è un cerchio. D'accordo? Quindi qua è perpendicolare, qua no. Okay? Perché è perpendicolare? Perché è un cerchio. E lo vedremo meglio su pomeriggio, questo compito. Disegniamo l'accelerazione con il colore giallo. Adesso anche l'accelerazione dovrò decidere quanto è il modulo dell'accelerazione. Il modulo dell'accelerazione è il modulo velocità al quadrato diviso il raggio, oppure è omega 0 al quadrato per r. Quindi se r vale 2 metri, dovrò decidere i numeri. Se r vale 2 metri e omega 0 vale 3 radianti al secondo, qual è il modulo della velocità? 6 metri al secondo. Qual è il modulo dell'accelerazione? 9 e 18 metri al secondo al secondo. D'accordo? Va bene. Allora devo decidere qual è la freccia da usare, sarà di colore giallo, ma qual è la lunghezza che io associerò al modulo dell'accelerazione. E siccome non ho multipli, lo so, usiamo la penna. Giallo, dov'è il giallo? Allora, cosa abbiamo visto dalla formula qua? Che l'accelerazione, dove posso scrivere? Scrivo qua giù. È già qua, semplicemente abbiamo risultato che vi ho dato ieri, che l'accelerazione per il moto circolare uniforme è meno omega 0 quadro il vettore r, giusto? Quindi con questo io la disegno subito. Certo che nel rappresentarlo sul foglio di carta o sul quaderno, il modulo del vettore sarà questa quota qua, che riporterò sulla lavagna. Ma la direzione è una... è facilissimo, perché la direzione è antiparallela a r. Quindi se r è per di qua, la freccia gialla è così. Ovviamente lo sposto un po', solo per poterli non averli sovrapposti. L'accelerazione è rivolta sempre in direzione opposta per il moto circolare uniforme, si intende, eh? Questo è il moto circolare uniforme. In generale non sarà vero che l'accelerazione è antiparallela all'accelerazione. Ok? Quindi la gialla è l'accelerazione, la rossa è la velocità e la blu è il vettore posizione. Ok? Sono tre vettori con natura diversa, non sono colori diversi, ma hanno dimensioni diverse. Eh? Hanno dimensioni diverse, quindi
dovete rispettare le loro dimensioni e non potete fare stupidaggini. Per esempio, è evidente che non potete, se questo è un vettore posizione e questo è un altro vettore posizione, voi potete sommarle, sapete farlo, no? L'abbiamo fatto, la definizione di somma di vettore era dal disegno. Quindi cosa si fa? Si fa questo, poi si fa questo, e questo è la loro somma, no? Questo è cosa si intende per la somma. Però voi potete fare questo se le frecce sono entrambe blu, o se sono entrambe rosse, o se sono entrambe gialle. Ma se volete essere cacciati dall'esame, provate a fare la somma di due frecce che hanno dimensioni diverse. E sarete istantaneamente bocciati. Un femtosecondo. Se provate a sommare due frecce che hanno dimensioni diverse, cioè una velocità più un vettore spostamento, è un'enorme bestialità. D'accordo? Non potete sommare chilometri con metri quadri. Sto andando a 30 km all'ora più 10 metri. Voi ridete, dobbiamo riuscire a trovare. Va bene? Mi raccomando, il motocircolare reform è molto importante. Fate con molta calma sul vostro quaderno in bella, studiate su qualsiasi libro che volete, quelli che ci sono in biblioteca, a patto che siano di livello universitario, vanno bene. Poi ci sono gli appunti che sono alla speedy copy, ci sono PowerPoint e varie cose in rete sul mio sito e ci saranno anche i filmati. Anzi, faccio presente, perché non mi piace avere qualche computer, magari un giorno se qualcuno ha il computer, però col proiettore, eccetera. Quando guardate il sito e appare un file, avete due modi per guardare quel file. Uno, diciamo, è dal sito e l'altro invece di downloadare il file sul proprio computer. Vi consiglio di downloadare sul vostro stesso computer, perché in molti dei PowerPoint, quando lo guardate direttamente dal sito, i simboli speciali sono corrotti. Ok? Vengono fuori dei simboli che non sono quelli che sono intesi. Dipende dalle versioni del software, eccetera. Quindi downloadate il file sul vostro computer e a quel punto lo guardate. Se è un PowerPoint, essenzialmente molti dei PowerPoint hanno qualche piccola animazione e quindi lo guardate in modalità animazione o modalità presentazione, d'accordo? Però guardatelo dal vostro computer, non dal sito. Va bene. Probabilmente già oggi mi hanno mandato un mail stamattina che non ho fatto tempo a leggere, ma credo che ci sia il link dove troverete i filmati delle lezioni. Già visti? Ok, io devo ancora guardarli, quelli del precorso. Credo che le lezioni finora del corso non siano ancora su, quelle del precorso sì. Guardate quelle del precorso, quelli che non l'hanno seguito. Adesso io qualche tempo fa, recentemente, quando ho preso una bella telecamera per i viaggi in famiglia, ho scoperto con orrore, 4 anni fa, che io parlo adesso a me stesso, sento la mia voce, sento la mia voce, voi avrete fatto questa esperienza di aver sentito la registrazione della vostra voce, l'avete mai, con una presa di alta qualità. Io sono rimasto inorridito. Il mio timbro di voce non è quello che io mi sento e sento una pronuncia americana spaventosa che io non sento in questo momento. Io parlo e non sento di parlare invece poi ascoltando inorridito, quindi è così, si sente che ho una forte pronuncia americana. Ero convinto che dopo tanti anni non l'avessi. Quindi probabilmente non guarderò le lezioni, non voglio avere un altro shock.
Sono andato un po' troppo veloce, quindi non volevo, avevo già in mente di fare delle cose pomeriggio, però fu mezz'ora, sono andato troppo veloce stamattina, quindi vabbè, inizio già adesso, casomai ci rilassiamo. Allora, vorrei, come vi ho detto, non potete sommare o sottrarre vettori che hanno dimensioni, vettori di natura diversa. Però adesso vi parlerò di due modi di moltiplicazione. Ci sono, voi potete fare il prodotto tra vettori e ci sono due tipi di prodotto. Uno è il prodotto scalare. Quindi se avete un vettore A e un vettore B, potete moltiplicarli assieme, quindi questo è il vettore A e questo è un vettore B. E li disegno nello stesso punto tanto per chiarire un po' la geometria. Possono essere vettori di natura diversa. Uno può essere uno spostamento, l'altro può essere una forza. Uno può essere una velocità, l'altro può essere una forza. Non devono avere la stessa dimensione. E immaginate che questo ci sia un certo angolo. Di nuovo dovete sapere cos'è un angolo. Allora, uno dei prodotti, un modo di moltiplicare due vettori, A e B, si chiama prodotto scalare e nel mio corso si indica con un bel pallino, molto evidente, che si rifà un po' al vostro modo di fare, di scrivere 3x5, solo che questo deve essere un term molto più vistoso. Magari uno non sta là per tutta la vita, sta là a fare una nota, basta che non sia una cosa così, che faccio un minimo di pressione per evidenziare, ok? Si chiama prodotto scalare perché restituisce uno scalare, cioè un numero, non restituisce un vettore, restituisce un numero. E vi dirò alcune cose stamattina, però alla fine, tanto per andare veloce, vi do un po' un risultato finale, che è quello che servirà in molti contesti. Il prodotto scalare di due vettori è il modulo di uno per il modulo dell'altro per il coseno dell'angolo tra i due vettori. Come vedete è un numero che avrà dimensioni, si intende, perché per esempio se A è una posizione, quindi ha dimensione di una lunghezza, e B fosse una velocità, cioè una lunghezza diviso un tempo, il prodotto scalare tra loro due sarebbe una lunghezza al quadrato diviso un tempo. Se questo fosse una lunghezza e questa fosse una forza, allora le dimensioni sarebbe una massa per lunghezza al quadrato diviso un tempo al quadrato. Cioè il prodotto scalare ha dimensioni, ma non è un vettore, è un numero con dimensioni. Poi c'è un altro tipo di prodotto molto importante, tutte e due. Il prodotto scalare si trova, per esempio, in meccanica, prima parte del corso, nel concetto di energia, di lavoro. Nella seconda parte del corso avremo il flusso. Flusso del campo elettrico, flusso del campo magnetico. Sono prodotti scalari. Il prodotto vettoriale, invece, il nome ve lo sta già avvertendo, vi restituisce un vettore. Quindi, se avete il vettore A e il vettore B, il prodotto vettore, la notazione che uso io, è in realtà una vecchia notazione che si usava nei libri negli anni 50, vabbè, oddio, anche cent'anni fa, fino agli anni, direi, anni 70-80. Poi è cominciato a cambiare qualche misterioso motivo, negli Stati Uniti hanno cominciato a cambiarlo. Io uso la vecchia notazione perché era più facile da scrivere alla lavagna, e anche perché è un simbolo nuovo, così lo studente in qualche modo ha avvertito che è un,
che è un prodotto nuovo che non ha mai visto in vita sua. In fondo questa qua è, questa sì è un prodotto usuale, però devo moltiplicare questo numero con questo numero, beh, c'è il coseno. Invece l'oggetto che sto per scrivere è veramente una cosa nuova. E quindi, siccome è un vettore, supponiamo che il risultato è un vettore, chiamiamolo, che so, C. A, prodotto vettoriale a per B, io uso questo simbolo, che è una specie di, non so, cos'è quella cosa, un cappello, una carota. Nei testi, la gente usa questa notazione. Usa una X in grassetto, perché questo vi ricorda 3x5, ma intanto non è un gesto doppio, questo è un gesto molto più snello, non devo neanche staccare il gesso dalla lavagna, molto più veloce, e poi secondo me ha il vantaggio che è un segnale d'allarme, ragazzi è una cosa nuova. Questo magari è uno studente cialtrone che sta attento per loro di dire ma sì, è 3x5, cioè non ha colto che questa è una cosa, è un'operazione matematica completamente nuova. Quindi io userò questa notazione, fate quello che volete, anche agli orali potete usare la notazione che trovate sul libro, l'importante è che ci si mette d'accordo, tutto lì. Usate la notazione che volete all'esame, l'importante è che anticipate o aiutatemi a capire. Quindi se voi scrivete una cosa del genere, professore, questo è il modulo della velocità, bene. Se voi scrivete questa velocità, allora comincio a mi sono rotto i coglioni. Questo gesto è di pungolare, no? Quindi aprite la bocca quando scrivete modulo velocità, ma a me sta bene. Allora è un vettore. È un vettore e i vettori hanno una direzione e hanno un modulo, giusto? Qual è la direzione? Prima il modo è facile perché è una formula in qualche modo simile a questa, simile ma diversa. Quanti studenti vengono e me lo dicono male. Cos'è questo? Ah, professore, il prodotto scalare. No! E chiedo poi il modulo del vettore. Il modulo del vettore, di questo vettore, è il modulo di A per il modulo di B per il seno dell'angolo. E non confondetevi, venite agli esami preparati, non confondetevi, che nervosisce. Dopo un errore, vabbè, dopo due errori, vabbè, 3, 4, 5, e quando gli errori diventano uno dietro l'altro e sono piccoli errori, una presa singolarmente è solo un po' una svista, ma una svista dopo una svista dopo una svista dopo una svista è solamente corsivo. Non sono un assistente sociale. Questo è il modulo. Qual è la direzione? Siccome è un vettore, io devo specificare la direzione. E qua, di nuovo, useremo la mano destra. Quindi i mancini devono sedersi sulla loro mano sinistra. Quando rispondono, mettono in tasca. Quando ha un orale, devono affrontare la domanda. Qual è la direzione del prodotto vettore? Attenzione, il prodotto vettore è molto importante in fisica, come è molto importante il prodotto scalare. Il prodotto vettore, ad esempio, se si vede del momento della qualità di moto, che forse alcuni di voi non sa cos'è, o del momento torcente, se voglio rompere il collo allo studente, devo applicare il momento torcente, di una coppia, no? Voi che automobile, la coppia del motore, eh? Di una... Ci sono tante grandezze in fisica dove si deve usare questa matematica qua, sono fondamentali queste. Qual è la direzione? Si usa la mano destra, e si pensa a quello che avevo detto tanto tempo fa. Se questo è l'asse, faccio un disegno un po' prospettico. Questo è l'asse, anzi, prima faccio il disegno della lavagna. Se questo è l'asse X, questo è l'asse Y, in questo corso si usa la mano destra per decidere la direzione dell'asse Z. Cosa si fa? Si fa dito indice per la direzione X, il dito medio per la direzione Y e il pollice è la direzione dell'asse Z. Se avessi usato, lo rifaccio per l'ultima volta, se avessi usato la mano sinistra con la stessa ricetta, indice X, medio, pollice, avrei avuto la direzione Y, avrei avuto il pollice entrante. Quindi io uso la mano destra in questo corso.
Quindi questo è un po' l'idea. Faccio un disegno un po' prospettico. Se questo è l'asse X, questo è l'asse Y, e questo qua rappresenta il piano XY, vedete che l'asse Z, X, Y è verso l'alto. Questo è l'asse Z, quindi è fondamentale che voi riusciate a visualizzare quello che sta succedendo. Io non sono molto bravo a disegnare, sto cercando di disegnare un cubo qua per aiutarvi, per aiutare il vostro cervello a immaginare la tridimensionalità. Quindi è molto interessante questo. Quindi si usa la mano destra, il primo fattore, stiamo leggendo da sinistra verso destra nella nostra cultura occidentale. Per ora leggiamo da sinistra verso destra, se non stiamo attenti magari i nostri figli leggeranno in direzione opposta. Noi leggiamo così, questo è il primo, questo è il secondo. A questo associate l'indice, a questo associate il pollice e a questo, scusatemi, il medio, mannaggia a me, medio, e questo è il pollice. Esattamente come fate con l'asse X, X, Y, Z. X, Y, Z. Quindi, se questo è il disegno, due vettori, attenzione, forse è il caso che vi dica una cosa molto chiara qua. Guardate il modulo per un attimo. Quando è che il modulo è diverso da zero? Cioè, quando è che questo C è un vettore non nullo? Quando l'angolo, quando i due vettori sono storti. Perché se sono allineati, se avete un vettore così e un altro vettore così, l'angolo è zero e il modulo di C è zero, perché il seno è zero. Oppure se uno è così e l'altro è così, l'angolo è pi greco, è zero il modulo, perché in questo caso i vettori non sono storti, sono allineati oppure antiparalleli. È fondamentale per avere un prodotto vettore che i due vettori siano storti, devono essere storti. L'angolo non può essere zero né pi greco. Questo è storto, questo è storto, questo è storto, questi due sono storti, storti, storti. Avrete un prodotto vettore, devono essere storti. Invece il prodotto scalare, quando è che quel numero, perché è un numero adesso, quando è che quel numero è zero? È zero quando sono messi così, a 90 gradi. Invece quando sono allineati o antiparalleli, addirittura avete il valore più grosso. D'accordo? Tenete a mente. Allora, attenzione, prendete due vettori storti. Non intendo ripetere questo dopo pranzo, andrò, ingranerò una marcia abbastanza pesante e veloce, però secondo me, questo è quello che volevo fare dopo. Prendete due vettori storti, ecco, questi sono due vettori storti. Due vettori storti individuano un piano. Scrivetelo. Due vettori storti individuano un individuano un piano. Questi due vettori non individuano un piano, questi due vettori sì. Quale piano? Eccolo qua, questo vettore, questo è un altro vettore, individuano un piano, eccolo qua, lo vedete? Due vettori storti individuano un piano. Eccolo qua il piano. Alla lavagna. Chiaro? Allora C, la risposta è in una direzione perpendicolare al piano, individuato dai due fattori A e B. Quindi la prima cosa da fare è individuare il piano dei vettori A e B. Sapete dunque che C è perpendicolare a quel piano. Si tratta solo di capire se questo è A e questo è B, il piano è questo, ma la direzione di C è per di là o è per di là?
Una cosa certa è che è perpendicolare al piano. C è perpendicolare al piano. Ma dov'è la punta della freccia? È per di là o per di qua? E si usa la mano destra per saperlo. Mettendo l'indice nella direzione di A, il medio nella direzione di B e guardando il pollice. Quindi con questi due vettori qua, secondo voi, che stanno sulla lavagna, il piano individuato da questi due vettori storti è la lavagna. Qual è la direzione di C? Allora, indice, medio, entrante. A, prodotto, B, entrante. E invece se io vi chiedevo B, prodotto A, cos'era? Scende. Quindi vedete che il prodotto vettore ha un'importante proprietà, che B prodotto A non è uguale ad A prodotto B. Addirittura, quindi si dice che il prodotto vettore, meno 10 minuti, il prodotto vettore è anticommutativo, non commuta, non è commutativo, ma quasi, perché se io vi chiedo qual è il modulo di questo vettore A, vettore B, questo è il modulo di A per il modulo di B per il seno dell'angolo. E qual è il modulo di B prodotto A? È il modulo di B per il modulo di A per il seno dell'angolo. Quindi il modulo è lo stesso numero, ma la direzione è diversa. Quindi è quasi commutativo. Ma il verso è diverso. Introducete un segno meno se scambiate chi è il primo con chi è il secondo. Questo è il primo, perché leggiamo da sinistra verso destra. Questo è il primo e il secondo. Se scambiate l'ordine, introducete un segno meno. Ok? Va bene? E direi che è meglio fermarci qua.